Rispettato il pronostico alla Palascoppa, il volley soverato archivia la pratica Caserta in 3 set, battuto nettamente il fanalino di coda. Siamo con Daris Amadio, il vice allenatore, commentiamo questa vittoria. Era importante soprattutto per la classifica, per tornare a muovere la classifica e per rafforzare questa posizione playoff. Sì, assolutamente, era una partita da vincere da 3 punti. E non tanto perché era il fanalino di cosa, quanto per incominciare a fare punti e finalmente staccare il pass per i playoff. Abbiamo giocato anche bene, quindi insomma queste partite sono facili sulla carta se tu le crei la situazione per renderle facili, se no iniziano a diventare rognose e rischiano di protrarsi. Rush finale di stagione, 4 partite al termine della regular season, campionato impegnativo per il Soverato a partire già da mercoledì, quando nel turno infrasettimanale ci sarà lo scontro diretto in casa con Trentino. Sì, una partita decisiva per almeno la posizione sesto-settimo posto, ma più che per quello per noi è importante continuare e ritrovare il nostro gioco che avevamo un po' perso ultimamente, e quindi niente, dobbiamo concentrarci più su noi stessi, oltre a studiare naturalmente Trento, però concentrare sul nostro gioco, non guardare la classifica e continuare.